La storia della Sitael è il racconto della Puglia tecnologicamente competitiva, con un portafoglio clienti di livello internazionale e riconoscimenti che arrivano anche dalla NASA. Questo oggetto che vedo alle mie spalle l'abbiamo realizzato per la NASA, abbiamo appena consegnato per l'Agenzia Spaziale Giapponese un altro importantissimo dispositivo installato anch'esso sulla Stazione Spaziale Internazionale. Arriviamo in Canada, arriviamo in Europa da tutte le parti e ora anche in Cina. Sono appena tornato dalla Cina dove ho firmato un accordo importantissimo con l'Istituto Aerospaziale di Shanghai. Non solo turismo e agroalimentare in Puglia dunque, ma un vero e proprio processo di delocalizzazione al contrario. Tanti i cervelli che grazie a questa realtà in crescita esponenziale ritornano a lavorare a casa, come l'amministratore delegato dell'azienda, il casamassimese Nicola Zaccheo, rientrato nella terra natia dopo anni di brillante carriera all'estero. Qui ci sono tanti ragazzi che sono tornati in Italia e in Puglia da tutte le parti del mondo. Siamo una bella realtà, siamo in crescita, siamo impegnati a fare tecnologia avanzatissima proprio qui nel nostro territorio. La Sitael realizza soprattutto dei piccoli satelliti di nuova generazione, cioè sono dei satelliti con tantissima tecnologia a bordo, miniaturizzata, e quindi con dei volumi molto più piccoli si riescono ad ottenere delle performance molto elevate a costi molto più contenuti rispetto ad altri competitor. Ma io cosa ci faccio con un satellite? Questa è una bella domanda, con satellite ci farà tantissime cose, perché è sicuro che siamo all'inizio di una vera e propria rivoluzione copernicana. Questi satelliti saranno utilizzati nell'osservazione della Terra, ci serviranno quotidianamente proprio a fornirci dei dati preziosissimi che vanno dall'osservazione delle coste, dal monitoraggio dei confini alle previsioni locali meteorologiche. La nuova sede da 30.000 metri quadrati inaugurata lo scorso anno a Mola di Bari per un investimento da 20 milioni di euro, da 30 a 300 dipendenti in 5 anni e vendite in tutto il mondo. La Sitael è specializzata in satelliti di nuova generazione e strumenti innovativi per missioni spaziali. Una nuova scommessa vincente per il cavalier Vito Pertosa, patron del colosso Mermec di Monopoli. Lei parlava di rivoluzione e allora ci dia qualche anticipazione. Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro? Sempre servizi più integrati, quindi l'utilizzo di questi dati ci permetterà di vivere meglio, di vivere più sicuri, e purtroppo di grande attualità, cioè che sta succedendo in questo momento nel mondo. Con i nostri sistemi invece si possono tracciare per esempio traffici illeciti di esplosivi, di materiale radioattivo, quindi tutta una serie di attività che salvaguarderanno maggiormente la nostra sicurezza. Non solo questo ovviamente, anche un utilizzo della nostra vita quotidiana, per esempio all'agricoltura, i problemi legati alla xylella, i problemi legati a questo tipo di malattie per le piante, queste cose oggi possono essere viste in anticipo con questi satelliti. Nello stabilimento molese si progettano, si realizzano, si assemblano e si testano satelliti e componenti tecnologici. Da poco ci si occupa anche di bici elettriche. Gli ambienti di lavoro devono essere sterili quanto una sala operatoria, vietato ogni contatto con la polvere. Anche un granello indesiderato nello spazio può causare grossi problemi. Prima della consegna i prodotti vengono anche testati in macchine apposite che ricreano le condizioni climatiche estreme che verranno affrontate nelle missioni spaziali, passando prima per lo shaker, piatto vibrante che verifica la resistenza agli scossoni. Tutto deve essere praticamente indistruttibile, visto che nulla può essere riparato. Siamo l'unica azienda italiana che sta passeggiando in questo momento sulla superficie marziana. Abbiamo realizzato proprio la stazione meteorologica marziana, cioè adesso le previsioni del tempo di Marte le facciamo grazie al nostro dispositivo. Addirittura esiste un'app che chiunque si può scaricare sul proprio smartphone e vedere a distanza di un giorno e mezzo quelle che sono le condizioni meteorologiche sulla superficie marziana. In assoluta controtendenza con il mercato del lavoro, i dipendenti Sitael sono quasi tutti giovani. L'età media è 33 anni, con un'elevata percentuale di laureati, soprattutto in ingegneria.
I risultati parlano chiaro, mettendo nero su bianco una realtà molto diversa dai resoconti e dalle analisi economiche sul Mezzogiorno arretrato che si piange addosso. Il distretto aerospaziale pugliese è il più virtuoso d'Italia. Il sud ed il nostro paese non sono destinati ad un declino ineluttabile. La tendenza può essere invertita, percorrendo strade alternative e puntando su know-how e alta tecnologia. La sfida è già cominciata.